leggero rialzo per la borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fineco, più 4,48%. I più forti ribassi si verificano su Enel, che continua la seduta con meno 2,30%. Tra le materie prime, prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania, il valore dell'indice IFO è 84,3 punti. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli ordini beni durevoli e della fiducia consumatori. È previsto ancora domani dall'Unione Europea l'annuncio di M3. Si attende un avvio negativo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta 11.305,25 punti.